Ragazzi, io sono Callari e oggi sono qui in questo video che è un po' speciale perché è un esperimento. Come ben sapete, alcuni di voi, gli Ashish Channel, hanno chiuso il canale. E quindi la serie che io amavo davvero tanto, delle fusioni tra Pokémon e YouTuber, è finita perché se hanno chiuso il canale non la possono più fare. E quindi eccomi qui a copiarla, o meglio a prenderla, fa farla mia questa serie. Se vi piacerà la continuerò, se non vi piacerà si fermerà al primo episodio. Che poi non sono episodi, sono semplicemente video così belli. Ah, volevo, come primo episodio, fondere il PokéTuber italiano più famoso di tutti, ovvero Federico95 italiano, che ha appena fatto i 300.000 iscritti, quindi auguri. Un po' in ritardo, però auguri. E il suo Pokémon, uno dei suoi Pokémon preferiti, ovvero Dragonite. La foto fa abbastanza schifo perché tutte le foto di questo Federico95 italiano non le ho potute scaricare, non me le apriva Photoshop. Perché nel titolo c'è scritto sempre Federico95 Ita. In questa foto, nel titolo c'è scritto hashtag Dlarz, hashtag, parlo pure male, e la apre. Infatti, ho fatto scaricare una foto di Dlarz e la apre. Evidentemente è razzista contro Federico Photoshop. Ma dite, non perdeci in chiacchiere e iniziare subito a photoshoppare. Per prima cosa andiamo a scontornare l'immagine di Federico. Ecco il nostro Federico95 italiano, meglio noto come Federico95 Ita. Ed ecco, adesso io direi per prima cosa andare a metterci delle belle alette, perché sapete, Federico vorrebbe volare con tutto il suo cuore. Quindi direi, una cosa, non sono una cima a photoshoppare, per questo uscirà male, non è colpa mia, è che sono scarso. Ma rivelocizziamo un'altra volta e andiamo subitissimo a photoshoppare. Le alette sono state messe, Dio mio, ho spostato l'ala e torna al tuo posto. Direi che la prima parte è andata molto molto bene, guardate, sembrano già fratelli. Adesso direi di andare a mettere le antenne. Quindi, rizoomiamo un'altra volta per una photoshoppazione migliore. Guardate quando è scontornato, ma è brutto proprio questa foto. Chissà con quale fotocamera l'avrà fatta il povero Federico. Ma andiamo subito a togliere di queste antennette qui. Anche meglio della prima. Adesso cosa potremmo mai mettere? Mi è venuta un'idea geniale. Che in realtà, no, scherzo, mi era venuta prima perché ho già provato a fare questa photoshoppata, perché non ci avrei messo mezz'ora solo a pensarci. Oh mio Dio, che è successo? Perché l'antenna se n'è volata via? Torna al tuo posto, maledetta. Riprendiamo Dragonite. Direi di mettere questa parte qui, questa panza, vedete qui, al posto della sua camicia qui. Ma è un'idea carina, forse. Può essere? Vabbè, velocizziamo ancora una volta. Ok, scontornato il panzone di Dragonite, che non va molto bene su Federic perché lui è magro, Dragonite c'ha la panza, però vedremo di farcelo entrare. Quindi portiamolo qua sotto la panza e andiamo a operare su Federico95 italiano. Fail che avrete sicuramente visto con qualche effetto tipo bianco e nero classico dei miei fail. Ho messo la panza a Fede che sembra davvero quasi la sua, ragazzi. Sembra proprio essere come essere messa. Adesso cosa dobbiamo mettere se non la coda? La coda. Andiamo quindi a prelevare anche la codina di Dragonite. Ok, pronti? Velocizziamo. Thank you.
il fil sul fil per togliere quello zainetto proprio, insomma, si vedono ancora le cose qui sulla spalla. Beh, direi che sta portando qualcosa di misterioso, di mistico. Adesso cosa possiamo mettere? Devi mettere il corno, questo qua, e magari mettergli anche gli occhi alla Dragonite, perché potrebbe essere più kawaii il nostro Federico 95 italiano. Ok, andiamo a fregargli il corno. Opla. Facciamolo diventare monocornuto. Eccolo qui. No, ho sbagliato. Velocizziamo. Anche il corno l'abbiamo messo, direi che l'ultima cosa che manca è palesemente gli occhioni da Dragonette. Quindi velocizziamo ancora una volta, ma non prima di aver zoomato sull'area interessata al taglio. Mio Dio, queste sono parole da persona intellettuale. Tra l'altro la porta che si era spalancata, velocizziamo. Che cadono, bellissimo. Oh, così facciamo diventare illuminato. Manu, a parte gli scarsi, direi di continuare subito e metterglielo dove l'occhio dovrebbe stare. Oh, yes! Così sì che sembra un Dragonite. Però manca l'ultima cosa. Mettiamoci questa bocca kawaii e abbiamo finito, direi. Eccolo qui, è perfetto. Andiamogli semplicemente. Perché è bloccato questo livello? No, non lo voglio bloccare. Ah, boh, vedete, sono fratelli separati alla nascita. L'ultima cosa, dovrei direi di semplicemente andare a cambiare la faccia del nostro Federico 95 italiano col colore di Dragonite, perché così esce ancora più realistico. Un altro po' di progressione e abbiamo finito. Troppo figo. Magari facciamo pure così. Inserisci. Vediamo se c'è qualche immagine bella da mettere. Qualcosa figa. No, no, Trump. No, troppo bello. Mettiamo nel suo habitat naturale. In mezzo alle carte. Eccolo. In mezzo alle sue carte. Mettiamo anche qualche effetto che a lui piace. Tipo quello là. Delle tutte le cose. Di questa. Capitemi quando dico le cose. Guarda quanto è bello Miyamoto. Oh, bellissimo ragazzi, è finito Federico 95 Ita versione Dragonite. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare anche un pollice in su, rispondete al sondaggio qui in alto a destra per vedere se questa serie deve continuare oppure deve morire con il nostro Federico Dragonite, che se lo devi chiamare Federagonite, pensatemi a pensare un attimo, Federinite, così, bello, come Dragonite, come lo chiamano qualcuno Dragonite. Vabbè ragazzi, vi invito ancora una volta a lasciare mi piace, condividere, magari mandarlo anche a lui per fargli vedere com'è buono in versione Dragonite e com'è kawaii soprattutto con questi occhi troppo belli. Magari avevo dato un'immagine bellissima, prenditi un Dragonite, però non me la leggeva, quindi era ancora più figo. Vabbè ragazzi, oh mio Dio, però Lala non si vede. Oh Lala. Oh, l'ultima, me l'ho dimenticato. Ricapitolandolo, lasciate mi piace, condividete. Iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!